Dopo l'importante plusvalenza legata a Pippo D'Andrea, ormai sempre più vicino ad un'onerosa cessione al Catania, in casa Cerignola e Galo Capomaggio il pezzo pregiato più desiderato dalle big della categoria. Ultime ore bollenti in tal senso, quella di martedì 25 giugno è stata una giornata chiave. L'entourage del centrocampista ha incontrato il direttore dell'area tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti. Temi principali: il rinnovo del biancoverde patierno e il forte interesse degli irpini per il portiere della Ternana Iannarino. È stata però l'occasione giusta per approfondire il discorso legato a Capomaggio, come ammesso dai diretti interessati ai microfoni dei colleghi avellinesi di Sport Channel 214. Sapete che Capomaggio è un giocatore che ci può interessare, però è stato rinviato qualsiasi trattativa, argomento, perché abbiamo bisogno di aggiornamenti su questa cosa. E certo. Quindi abbiamo deciso di parlarne più avanti, eventualmente. Per quanto riguarda il discorso Capomaggio, l'abbiamo tenuto un attimino in stand-by, perché dobbiamo fare delle valutazioni sia noi che la società. Noi dobbiamo fare delle valutazioni con il Cerignola. Beh, si è trovato bene con il mister, quindi ci sta, no? No, possiamo dire che tra virgolette è una cosa scontata, però poi passa tutto il resto al di là del pensiero personale, poi ci sono altre dinamiche. Parole da cui si evince come le parti si siano notevolmente avvicinate. Ci sarà comunque da fare i conti con le alte pretese del Cerignola, con cui potrebbe partire una vera e propria trattativa nelle prossime ore, ma anche con la concorrenza dello stesso Catania, in contatto con gli Ofantini già da diverse settimane. L'Audace è fermo alla richiesta iniziale di circa mezzo milione, strategia al rialzo per cui i due club interessati cercherebbero un escamotage. Difficile dire che possa scatenarsi o meno un'asta, ma la questione si fa seria e concreta. Galo Capomaggio è l'uomo mercato del momento.